Ciao a tutti ragazzi, io sono Mist e non mi è ancora passato il mal di gola, quindi un'altra guida veloce è un remake di una vecchia guida che feci su Sublime. Tuttavia oggi aggiungo nuove informazioni, la spiego un po' meglio. Comunque, Sublime è un annoier, uno dei migliori annoier che conosca, che trae vantaggio dall'abilità Burla. Burla aumenta di 1 la priorità delle mosse di stato, ossia colpiranno sempre per prima, a meno che l'avversario non usi mosse con priorità più 1 e abbia più velocità di Sableye, o mosse con priorità più 2, il che ne dubito dato che, per esempio, extra rapido, priorità più 2, non ha effetto su Sableye perché è di tipo spettro, quindi dovrete preoccuparvi soltanto di mosse con priorità più 1, di Pokémon che superano in velocità Sableye. Come per esempio Whimsicott che con provocazione frega totalmente Sableye. Comunque, Sableye non ha delle statistiche buone, ma proprio per niente, ha 50 di PV, che più o meno dai, raggiunge 304 se massimizzati, 75 in difesa e 65 in difesa speciale, che fanno davvero schifo, detto probabilmente non sono tutto questo granché, e infatti Sableye è più buono per le mosse e per l'abilità che per le statistiche perché sono ridicole, non eccelle niente, non è forte niente. Speriamo migliori nella mega evoluzione. Infatti, le statistiche così sono: 304 di HP, 186 in difesa e 249 in difesa speciale. Incasserà 1 o 2 colpi al massimo, ma proprio 3 al massimo prima di morire. Tuttavia, Sableye con Burla ha un fuoco fatuo con priorità più 1, ossia può scottare Pokémon fisici e stallarli all'infinito usando riprese, recuperando vita con riprese e avanzi e far perdere vita ogni turno. Anche se l'avversario switcha, voi manderete lo status della scottatura su quel Pokémon che perderà vita. Se uno Pokémon speciale perderà soltanto vita, se un Pokémon fisico dimezzerà il suo attacco ed è molto utile come cosa, soprattutto se avete un team con molti wall, se avete una core solida per incassare colpi avversari, anche se colpite un Pokémon speciale, potete comunque sostituire Sableye e mandarlo in campo in seguito per scottare un altro Pokémon. Inoltre ha provocazione per bloccare gli avversari che vogliono per esempio usare Tossina, Fuoco Fatuo o usare a loro volta provocazione su Sableye. La quarta mossa è a scelta. Ci sono quattro diverse opzioni. La prima è Stordi Raggio. Stordi Raggio è molto utile perché l'avversario con 50% di possibilità si colpirà da solo. Tuttavia, diciamo che fa botte con Fuoco Fatuo perché Fuoco Fatuo dimezza l'attacco. Perciò, l'avversario colpendosi da solo riceverà la metà del danno di quando si colpirebbe normalmente con la confusione senza essere scottato. Quindi è comunque molto utile, ma giusto per avvertirvi, se scottate un avversario confuso riceverà meno danno quando si colpisce da solo. Oltre a Stordi Raggio si può mettere anche Ripicca. Ripicca si basa il suo danno sull'attacco del Pokémon avversario, qui entra in campo di nuovo Fuoco Fatuo che nerfa da solo colpo Ripicca. Comunque molto utile per colpire gli avversari, anche nel caso entro in campo, non lo so, un Latios o un Latias, Ripicca fa davvero molti danni. Tuttavia, in sesta generazione c'è un'opzione molto più valida a Ripicca, che è privazione. Privazione priva l'avversario dell'oggetto e fa molti danni. Ed è molto utile, per esempio, se l'avversario manda in campo un Pokémon e sapendo che voi state usando Fuoco Fatuo, con privazione riuscirete a bloccare l'avversario perché gli farete molti danni, soprattutto se è un Pokémon di tipo spettro, magari manda in campo Gengar ed è fottuto a meno che non abbia la Gengarite, ma anche in quel caso fa moltissimi danni. E se manda in campo uno Stoller, per esempio con avanzi, con privazione gli leva lo strumento. Se manda in campo uno Sweeper speciale che vuole mandare in campo un colpo Sableye, gli leva un Assorbisfera e poi sostituisce Sableye magari per mandare in campo un volo speciale. Quindi la quarta e ultima opzione che non vi consiglio assolutamente, che l'ho usata soltanto io a quanto so, è Tossina. Bene sì, io ho usato un Sableye con provocazione, ripresa, Fuoco Fatuo e Tossina. Sicuramente molti di voi staranno storcendo il naso, vi starete disiscrivendo in massa da questo canale, perderò 400 iscritti in un video solo per questa cosa. Allora, già, bisogna prima dire una cosa. Io guardo male, guardo molto male, quando in un team si mettono due alterazioni di stato diverse. Per esempio, se si usa un Gliscor con Tossina e un Arcanine con Fuoco Fatuo. Io lo vedo male un team del genere, perché cozzano a vicenda, per esempio avveleni un Pokémon che poi faresti meglio a scottare più in là nel gioco, oppure scotti un avversario però ti rendi conto che sei in uno stall, quindi se l'avessi avvelenato magari l'avresti mandato KO più in fretta, a maggior ragione se è magari un Pokémon che usa ripresa e avanzi, quindi la scottatura non gli fa tanto male come l'avvelenamento. Tuttavia questo è un Sableye con Fuoco Fatuo e Tossina insieme. E
fregare l'avversario tipico che conosce Supplier e manda in campo un po' come tipo fuoco, come Inferno e Poundoom, o manda in campo un po' come un speciale, come per esempio, non lo so, un Jellicent manda in campo un Goodra. In questo caso Tossina è molto ma molto utile, non avete neanche idea di quanto è utile se sapete ovviamente predictare le mosse dell'avversario. Infatti, a maggior ragione in un team stall con molti difensori, molti Pokémon che recuperano vita. Infatti, ho usato questo Sableye in un team da Switch, diciamo, un team in cui piazzavo molte punte, facevo molte attrazioni di stato come provocazione, Tossina appunto su Sableye. Avevo molti Pokémon che recuperavano vita, come per esempio avevo Slowbro e via dicendo. Con Tossina l'avversario perde molta più vita di fuoco fatuo, quindi su un Pokémon speciale è molto più utile. Ovviamente Tossina può essere, diciamo, counterata dai Pokémon che recuperano vita, perché basta sostituirla ogni tanto. Quindi, comunque, ricordate, questa è una cosa che vi suggerisco nel caso voleste usare Tossina in un team basato con Tossina, per esempio, con un Gliscor o un altro Pokémon per avvelenare l'avversario. Siate sicuri di piazzare almeno una fila di punte o una fila di levitorocce, perché vi aiutano davvero molto. Perché un avversario che sa che ha un Pokémon avvelenato tenderà, quando avrà l'occasione, e ovviamente anche in caso di predict, in caso capisca quello che vogliate fare, a sostituire il Pokémon per resettare la tossina, diciamo, perché infligge il 6% di danno al primo turno, 12 al secondo e 18 al terzo. E se viene sostituito ricomincia dal 6%. In questo caso mettere le punte mette addosso all'avversario una pressione, perché dice: mo sostituisco, però comunque me li perdo il 12% di vita per le punte. A maggior ragione sono Pokémon di tipo volante. Resetto Tossina, però perdo il 25% di vita. Ed è molto fastidioso questi danni, diciamo, non diretti, non da attacchi diretti. Molto fastidioso, ripeto. Comunque, vorrei fare una cosa alla fine di questo video. Questa non è una semplice guida, come avete visto dal titolo, è anche una discussione su Mega Sableye. Mega Sableye mi fa storcere leggermente il naso, non per l'artwork stile Sableye che ha rubato una rupia di Link da Legend of Zelda, ma perché secondo me gli cambieranno l'abilità. Mega Sableye ha questa grandissima gemma davanti a lui, quindi è improbabile che gli lasceranno Burla. Probabilmente cambieranno la sua abilità come hanno fatto con Mawile. Perché, diciamo, Mawile aveva prepotenza o altre abilità, e ha ottenuto Macroforza, che era doppio attacco. Quindi anche Sableye avrà un'altra abilità. Cioè, ne sono sicuro al 90% di questa cosa. Tuttavia, guardando le sue statistiche, un Sableye senza burla fa storcere il naso un po' a tutti. Tuttavia, non è detta l'ultima parola su questo caso, perché nel caso di essere un'abilità decente, Sableye anche senza burla potrebbe rimanere come ottimo annoyer nei team. Anzi, il fatto di avere un Mega Sableye darà effetto di nuovo a quel fenomeno che vi chiamo doppia abilità, ossia un'abilità utile prima della mega evoluzione e dopo la mega evoluzione. Mi spiego. Nel caso Sableye abbia un boost in difesa speciale e in difesa, cosa che molto probabilmente ci sarà, io mi aspetto minimo 20 in difesa, minimo 20 in difesa speciale. Molto probabilmente ci sarà anche un 30 in difesa. Così raggiunge 105 di difesa base, che è molto buono, soprattutto se gli diamo una difesa massimizzata. Non mi ricordo di preciso a quanto arriva, ma dovrebbe essere oltre 300. Se ha un'abilità, come penso io, che diminuisce i danni subiti, probabilmente avrà un'abilità che riduce i danni fisici, dato che ha la gemma. Guardando l'artwork si può preannunciare, diciamo, questa abilità. Sableye potrebbe davvero diventare un ottimo tank fisico, perché avendo burla, prima di Mega Evolversi potrà usare tranquillamente fuoco fatuo. Fuoco fatuo con priorità più 1 in caso ci siano sweeper, che darebbero molti problemi a Sableye. Ovviamente, a meno che non ci sia un boost in difesa tale che sarebbe meglio per Sableye Mega Evolvere per incassare il colpo, e poi anche se colpisce per secondo riceve meno danni, riceve meno danni di un avversario scottato senza Mega Evoluzione rispetto a quando è Mega Evoluto ma con un avversario non scottato.
Non so se si è capito questo discorso un po' contorto. Quindi, chiudendo questo discorso perché mi sto confondendo, Sablaie probabilmente non avrà burla, come ho detto. Ma se avesse un'abilità che riduce danni avversari ed è bonus in difesa, potrebbe diventare più un annoyer da tankoso, diciamo, che un annoyer che si basa solamente sulle sue mosse. E se riceve un bonus in attacco, chi lo sa, magari qualche mossa offensiva in più ci starebbe per subire l'avversario. Basterebbe un 15 in più in attacco che raggiunge 90 base e la privazione inizia davvero a brillare. Un'altra cosa che vorrei dire su Mega Sablaye è che abbiamo visto che nella versione di Rubino ha una gemma rossa. Nella versione di Zaffiro ha una gemma blu. Quindi probabilmente o ci saranno due mega evoluzioni diverse soltanto per colore, cosa molto probabile, o se, ci saranno due mega evoluzioni proprio diverse, Mega Sablaye, come per esempio Mega Charizard X o Y, ci saranno Mega Sablaye Omega e Mega Sablaye Alpha, cosa che dubito, ma comunque c'è sempre la possibilità. In questo caso ci sono molte più possibilità che quello che ho predetto sia vero, ossia un Sablaye con molta difesa che riesce a incassare i colpi e diventa un tank a noia. Comunque, questo è tutto. Ditemi che ne pensate di questo set, ditemi che ne pensate dei miei pensieri su Mega Sablaye, anche se sono molto confusi. Farei anche meglio a tagliare quella parte, ma non lo farò perché mi piace fare questi discorsi a bruciapelo. Non me lo sono preparato, ho detto quello che penso e per questo è anche molto confuso. Lasciate un commento, anche un mi piace, ditemi cosa vi aspettate da Mega Sablaye e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Post scriptum. Sto preparando un video molto molto particolare che vedrete sul canale nei prossimi giorni o al massimo al mio ritorno dal Pokémon Day. Quindi, non lo dico spesso, ma se state guardando questo video, vi conviene davvero iscrivervi a questo canale perché sarà una cosa davvero bellissima. Questo video uscirà nei prossimi giorni. Non vi spoilerò altro, non vi dico neanche il nome, quindi questo è tutto. Io sono Mist e noi ci vediamo ad un prossimo video.